Buongiorno a tutti, come si suol dire l'appetito viene mangiando. Oggi è domenica e ieri abbiamo fatto un bellissimo giro attraverso la Bergamasca, Passo di Zambra, cose già un po' viste ma sempre divertenti. Ed oggi mi sono risvegliato che ho ancora più voglia di ieri di andare in moto. Vorrei farmi un giretto attraverso la Val Canobina, la Val Vedasca e probabilmente anche il famosissimo Centovalli che regala sempre un sacco di soddisfazioni. La destinazione dovrebbe essere Orto a San Giulio, non lo so, oggi mentre ero seduto sul trono mi è venuto in mente di voler andare a vedere quella fetta di lago d'Orta. Farò un giro in solitaria purtroppo, perché non ho organizzato niente con nessuno, però sarà divertente lo stesso. Faccio qualche foto, magari un paninozzo proprio in riva al lago e poi me ne torno a casa per il pomeriggio. Sono anch'io col navigatore, non lo saprei. Non sono di qua, mi spiace. Siamo a Locarno. Abbiamo beccato ovviamente anche un po' di pioggia, che non ci facciamo mai mancare niente. Adesso la direzione è il Centovalli e dobbiamo andare proprio in quella direzione. Probabilmente beccherò ancora più acqua di quella che non ho preso fino adesso. Peccato perché non sono ancora riuscito a farmi nessun caffè prima di valicare il confine, però tutto sommato strade invitanti che sicuramente dovrò riproporre poi ai ragazzi, e certamente il punto, fine, nient'altro. Stiamo per affrontare la perturbazione perché adesso siamo riusciti ad arrivare in bocca al Centovalli, ma non possiamo tornare indietro, quindi di conseguenza, anche se mi vedete quelle chiare da sole, vi assicuro che sta venendo giù un diluvio universale o si sta preparando per, e io ovviamente sono sprovvisto di antipioggia e di qualsiasi tipo di abbigliamento protettivo per l'acqua. Faremo il possibile sperando che questo sia solo un temporale passeggero e che sia subito in tempi brevi. Ci rivediamo dopo, ciao! Dunque, sembra che stavolta ci dica bene perché la pioggia se n'è già andata via, le strade però sono completamente bagnate qua sul Centovalli e mi sta rallentando parecchio, infatti il navigatore mi dice che arriverò a un orario molto oltre quello che avevo previsto. Forse però adesso, anche se la Action Cam è priva di custodia, posso agganciarla e farvi vedere un pochino com'è questa meravigliosa strada. Ahimè, il fatto che gli svizzeri, come già ho detto in passato, sono soliti a tappare le buche delle loro strade con questo catrame scivolosissimo, quando piove è ancora peggio. Vi è mai capitato di incontrare lungo delle valli sperdute delle baracche che sono ormai abbandonate? Però mi sono sempre chiesto che utilizzo al tempo ne potevano fare, ora che sono ormai in disuso. Che cosa c'è all'interno? Ho trovato questa piccola casetta dove la porta sembrerebbe essere socchiusa. La curiosità di entrare è talmente tanta che io spingo la porta. Cacchiarola. Ah, c'è il catenaccio. Beh, però forse si vede. All'interno c'è un cammino. Guardando da una finestra. Bancali.
prossima volta mi porto un tronchese, così almeno riesco ad entrare. Ciao, andiamo a riprendere Gemma, vai, completiamo il giro. Siamo a Piancavallo. Purtroppo tutto coperto, non si riesce a vedere bene la sagoma del Lago Maggiore. Di fronte c'è una località sconosciuta, cioè che non so qual è, però peccato purtroppo che le immagini non saranno il massimo della vita. Non si vede praticamente una pizza di niente. E a proposito di pizza, io non ho ancora mangiato, sono quasi le due. Ecco, noi adesso dove siamo? Vediamo un po'. Dunque, pipipi, domodossola, qui, dovremmo essere in questo... voi siete qui, c'è scritto, perfetto. Adesso toccherà fare tutta questa parte qui e arrivare giù fino a Verbania. Non ci ha segnata la strada, però è qui. Poi una volta arrivati a Verbania, ci appunteremo verso Megna. Ok gente, siamo arrivati ad Orta San Giulio. Dopo mille peripezie, anche perché questo weekend il TomTom non ne vuole sapere di funzionare. 1500 euro, potevo mettere lì un santino, era meglio. Mi fa andare sulle autostrade quando gli dico di no, e il contrario. Adesso voglio andare nella famosa piazza, proprio davanti alla riva del lago. L'unica cosa è che non ho idea di che parte si scenda. E di qua. Che bello, caratteristico, proprio come piace a me. Piazza Motta. O Piazza San Motta, qualcosa del genere. Andiamo a vedere. Dunque, sulla nostra destra qua c'è il lago. Stiamo andando nella direzione esattamente opposta. E adesso cercherò di ritornare verso i miei passi per poter arrivare nella piazza principale, dove sembra che ci sia una vista spettacolare proprio davanti all'isoletta. Fatta più avanti, ci dovrebbe essere la via per questa piazza. Ecco la piazza. Piazza Mario Motta. Da sopra c'era una scalinata stupenda in quella viuzza lì, che sembra che portasse a una chiesa. Sarebbe bello andare a vedere, ma... E va bene, visita Orta San Giulio completata. Sicuramente varrà la pena ritornarci e vedere magari tutti i piccoli vicoli e le varie stradine che ci sono nei meandri del paese. Adesso ritorniamo a prendere Gemma e torniamo a casa. Ed anche questo giro ad Orta San Giulio l'abbiamo completato.